Ciao a tutti Volpini e Volpine, ben ritrovati con questo nuovissimo video. Siamo nel secondo episodio del Let's Play di Heavy Rain. Stavamo esaminando la casa l'ultima volta, abbiamo scoperto che il nostro amico qua è un bravissimo architetto. E diciamo che nostra moglie è uscita per andare a fare delle compere per nostro figlio Jason, che ha fatto il compleanno. C'è tutta la casa organizzata per questo compleanno qua. Ci saranno altre cose da fare. Vabbè, noi comunque non interessa questo per il momento, ma ci interessa sapere come prosegue il tutto. Adesso sto cristiano non gli è venuta fame, dite voi. Ci sta la torta in frigo, che ovviamente non mangeremo perché siamo delle brave persone, non siamo dei pezzi di fango. Ci sta un succo di frutta, quindi lo sbattiamo. Mamma mia, raga, è più realistico. È realistico. Cioè, è bellissimo. Ho tanta paura che l'audio... Oh mio Dio. Ho tanta paura che l'audio sia spasato, perché intanto quanto registro l'audio si può sentire male. Io spero di no. Spero che il gameplay si veda bene. Comunque, ci prendiamo anche un bel caffè. Ah dai, che fa, non te lo prendo un caffè? Ah, a posto. Quel caffè Abba. Che marca è? Abba. Ah, ok, ero un po' concentrato perché avevo paura che si, diciamo, bruciasse le labbra. Allora, possiamo uscire da sta casa? Giusto per... Il tuo lavoro l'hai fatto? Oh, potrebbe anche uscire. Alright. Allora, raga, andiamo. No, non gli piace. Lui è rientrato. Perché non gli piace? Fammi capire. Perché non ti piace uscire? Non capisco. Perché si è tolta anche la musica, se l'avevo messa? Allora, facciamo una cosa, perché magari mi sto prendendo qualche pezzo io. Ah, no, invece non mi sto prendendo nulla. La moglie è ritornata a casa, Grace. E con lei ci sono anche i due figlioletti. Non finirò per terra. Ehi, il gran giorno è arrivato, eh? Sono grande adesso? A 10 anni non si è proprio grandi, ma ci sei quasi. E posso guidare la tua auto? Per quello credo che dovrai aspettare ancora un po'. Ma perché gli hanno messo sta voce, regà? Ethan, puoi venire ad aiutarmi? Arrivo. No, raga, secondo me hanno svegliato. Sono voci che ci sarebbero di più. Vabbè, comunque, non te la dire, non parliamo più del doppiaggio. Ok, abbiamo premuto questo. Questo. Così prendiamo i pacchicelli e li portiamo qua sul bancone. Allora, cosa hai fatto oggi? È tutta la mattina che sono sovraeccitati. Certo. Un'impresa andare al supermercato. A te com'è andata? Hai combinato qualcosa? Beh, ho fatto un bellissimo disegno. Sì, ho fatto dei progressi. Devo ancora sistemare qualche dettaglio e poi saremo pronti per presentare il progetto. Santo cielo, una marea di cose da fare. Comunque, che è ricco, guarda non che casa. Mai prima che arrivino i bambini. Ma me ne sono accorto, ci ho fatto caso. Vuoi aiutarmi? Sì, mo t'aiuto. Da essere nella credenza in soggiorno. Allora, credenza in soggiorno, ok. Tranquilla, ci penso io. No, vedete che raga, che marito, bravo. Ma la credenza in soggiorno... No, no, ovviamente questo non è soggiorno. Oh mio Dio. Cambiamo visuale, magari. Allora, dovrebbe essere... Ah, qua sotto, ci sta lo sportellino. L'antina si inceppa sempre. Dalle un colpo secco. Dai, tutti i soldi che c'è che fa, non... Non te lo potevi comprare... Non so, non potevi ripararla, potevi... Non lo so, fare qualcos'altro. È il servizio della mamma. Fai attenzione, ok? Vado, regai. Non vorrei causare un incidente diplomatico con tua madre. Ovvio dire. Immaginate, glielo potevo buttare apposta a terra. Oh! Ehi, Ethan, avevi promesso di stare attento. Ma non l'ho fatto apposta. Scusami, sarò più delicato. Ma il simbolo devo andare lento. Io ci sono andato lento. Troppo in fretta, dovresti seguire lentamente. Che cosa ho fatto secondo te? Vabbè, oh.
Allora, non mi fare arrabbiare perché come ti ho iniziato ti finisco il gioco, eh. Tanto non mancano serie incomplete su questo canale, quindi non è che se ne aggiungerà un'altra. Dai, facciamo. Ti giuro che non l'ho fatta apposta. Ma è possibile? Ma dai. Vado a parlare con i bambini, dai. Che palle. Ma veramente? Allora, posso uscire per favore? Ah, era già aperto. E lui non ci va. Ah, ci va. Ok, bambini, vi devo parlare. Libero come l'aria. Sono vostro padre. 5 minuti, ragazzi. Dopo mangiamo perché fra poco arrivano i vostri amici. Ok, promesso, mamma. Chi vuole essere il primo? Prima io. No, prima io. Calma, ragazzi, faremo uno alla volta. Oh mio Dio. Giro la testa con Eddie. Prima io. Vado, raga, che bello. Prima io. Non so che fare. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio. Quello mi sta se lo parla questo mi sta. Facciamo questo qua, dai. Ah, iniziamo con lui. Facciamo l'elicottero. Oh mio Dio, che brutto. Non ho capito. Raga, se mi scappa gli faccio fare un volo che ne... non se lo ricorda. Sto girando il mouse come un rimbambito. Dai. Non gira la testa a tuo padre. Dai. Adesso a lui. Allora, raga, chissà come si sviluppa la storia. Ah, lui è più pesante. Ok, Sean, sta pronto? Si parte! Che bello! Allora, raga, se cade è finita. Vado, raga, gli faccio trovare la testa qua. No, no, non voglio fare il pezzo di merda, dai. Dai. No, non può capitare. Gli incidenti non possono capitare, mi sa. Ma no, non lo so, sai. Per come può essere bello da un certo punto di vista, può essere anche tedioso da un altro punto di vista. Ci sono anche delle imprecisioni nel della grafica. Vedete queste linee a terra? Vabbè. Questa è una cesoia. Vabbè, dai. Possiamolo, dai. Siamo alla terra. Su, papà, facci vedere quanto sì, sei forte. Facci vedere i muscoli. Oh mio Dio. Attenzione, attaccatemi. Mannaggia, tutta sta forza c'ha veramente. E chi sei? Raga, l'hanno sfruttata suo padre, proprio non ha più forze. Ah, ma non era una cesoia, erano le loro spade. Che maestro Jedi? Questa volta non hai scampo. Pagherai per tutti i tuoi crimini, essere malvagio. Oh mio Dio! Arrenditi, omuncolo, e di le tue preghiere. Oh mio Dio. Forza, Jason. Dai. Ho vinto io. Bello. Dai. Questa me la paghi. Vado, raga, mi confondo, eh. Un attimo che ci prendo la mano. Ne so che è facile. Dai. Dai, chi vincerà tra il padre e suo figlio? Boom. Oh, arrenditi. Ecco, dopo che hanno sudato. Ah, dai, rientriamo, dai, andiamo a mangiare e parliamo di cose importanti. John, vieni a tavola. Vado a prenderlo. Dove vado a prenderlo? Fammi cambiare visuale. No, magari questa è un'altra visuale. Ok, questa è più bella. Dove sarà il mio figlioletto? Vieni qua. Non mi dire che è andato sopra. No dai, non mi dire che sei sopra. Non sei qua nel mio studio, vero? Non è nel mio studio. Ok, raga, mi sa che è andato sopra. Adesso magari mi sbaglio. Ma se mi sbagliasse questo pezzo, no, voi non lo vedreste. Quindi, non lo so. Ethan, va a prendere.
prendere Sean. No, è sopra. O il pranzo si raffredderà. Perché sto ragazzo è andato, cioè è salito sopra? Cioè, che motivo ne aveva? Che fai? Il libro quello di prima? Sean. No, piange. No! È morto. Come è morto? Stava bene. È morto. È tutta colpa mia. Ma stava bene. No, Sean, non devi incolparti di nulla. Farai qualsiasi cosa per farlo vivere ancora. Sai, Sean, ci sono cose che devono succedere e basta. Anche se tu non vuoi. Non è giusto, papà. Non è giusto. Lo so. Lo so. La vita è ingiusta a volte. Ok, questo qua è un altro, diciamo, progresso. Va bene, dai. Il gioco si sta svolgendo bene. Peccato per questi filmati che sembrano di scarsa qualità, raga. Vedete questi quadratini? Vabbè, non capisco il motivo. Un gioco così bello, 50 giga di che cosa allora? Della storia, di tutti i livelli che devo affrontare. Cioè, come comparto qualitativo delle gameplay ci sta, ma quando devo vedere questi filmati, sinceramente, non mi piace più di tanto. Vorrei cercare un paio di scarpe per Sean. Puoi tenere Jason per un momento? Prometto che faremo presto. Nessun problema. Quello che mi interessa sapere è la trama, perché un gioco così, qui, dopo loro sono felice, perché è la classica storia. E lui è un architetto, vabbè, cioè è ricco, c'ha la casa, tutto quel che vuole. Ci sarà una storia dietro. Ma che fa quella là? Non lo so, sinceramente. Ma magari sono a vedere la loro storia, non lo so. Non so che tenere sia anche. Jason. Dov'è Jason? Jason. Jason. Ma scusa, era davanti a lui suo figlio. Come fa dopo il filmato a scomparire? A essere scomparso? Jason. Pensa che qua dentro lo sport vuole qualcosa. Non lo so, secondo me dal clown è andato qui da questa parte. Lì c'è un bambino, ma non è lui. Eccolo. Dai, pensavo che ci fosse un filmato. Jason, non dovresti allontanarti troppo, sai. C'è troppa gente. Ti prego, papà, me lo compri. Cioè come, gli hai fatto la romanzina. Dopo. Ti prego, papà, dai. Ok, compriamo un palloncino. Forte. Ciao, campione. Jason. E che palloncino vuoi, Jason? Jason. Quello rosso. E vabbè. Dai, ti immagini il clown maledetto. Mamma mia, raga. Fanno $2, signore. Jason, aspettami. Aspetta papà, piccolo. Ma che fa sto così sto bambino? Perché non vuole aspettare? Ma do quante frecce, che devo fare? Tenga il resto. Ed è scomparso, un'altra volta. È il bambino? Era qui un secondo fa, gli ho preso un palloncino, mi sono girato e non c'era più. Come fai? Non c'era più? Che significa non c'era più? Resta qui, vado a cercare. Torno subito. Vado, raga, è costata impazzire, è costata pazzi. Jason! Raga, io mi sto preoccupando. Non penso che sia nato là da quella parte. Qua ci sono acqua scarpe, non lo so. Madò, raga, vi rendete conto? Come si fa? Ma solo questo sai gridare? Qualche altra cosa? Il palloncino, eccolo, eccolo. Ah, è lì. Ma secondo me non è lui, sono dei palloncini appesi. Avete visto? Raga, mi sto confondendo. Ecco un altro palloncino. Non è lui. No, è dietro. Ma non è lui. Ma raga, ma dov'è sto bambino? Dov'è finito? Ce ne sta un altro. Dai raga, cioè, è inutile farlo in loop. Eccolo, è lui. Ma vattene. No raga, questo muore secondo me. Immaginate muore il bambino.
L'hai visto? Stava attraversando. Eccolo. No, non attraversare la strada. No, regà. Accidenti al telefono. Cesar, oh mio Dio. No, no, Cesar. Oddio. No. Ma perché è dovuto... Perché sto bambino doveva fuggire in questo modo? Io non lo capisco, perché... Se avesse avuto un senso... Ma... Tutta forzata sta trama. Ma che ne so, raga. È forzato all'inizio, ma si vede, no? Il padre che si sacrifica, cioè la macchina che passa, ci sta, però... Se in quel momento ci fosse stato un... Come vi posso dire? Ci fosse stato un... Non mi viene un motivo più valido... Vabbè che sono piccoli, però. Ma era così sto bambino, basta. Adesso vediamo tutta la presentazione e poi stacchiamo il gameplay perché sta durando tanto. Cavoli. Però questi filmati più qualitativi li potevano fare, ve lo dico, sì. Non è che volevo chissà che cosa. Però un qualcosa di migliore si poteva fare. Una trama del genere era bello che ci mettevano dentro un po' più di qualità. Comunque heavy rain, quindi sarebbe pioggia pesante, raga. Che sto qua? Perché inquadrano queste persone? Non capisco. Vabbè, va bene. È tutto incentrato sulla pioggia, fateci caso. Le gocce di pioggia che finiscono sulla telecamera, sull'obiettivo della camera. Vabbè, dai. Ci sta come inizio. Ci sta, ci sta. Bordello, bordello. Cerco di parlare il più possibile perché... Ho paura che diano copyright, ok? Le persone che piangono o gli finisce la pioggia in faccia, non so. Non so bene questa cosa. Quindi adesso penso che la famiglia, penso che lui vivrà con il rimorso, perché la moglie, quando gli ha detto come non c'era più, tra virgolette, lui l'ha andato subito a cercare. Quindi diciamo le faccio di avergli comprato un palloncino, poi si è girato e non c'era più. Diciamo che sicuramente ha presenza di colpo. Magari lui non sopravvive, che ne so, raga. Perché comunque lui penso che si è fatto male la schiena e il suo figlio si sia salvato. Da come si è buttato, la schiena era rivolta verso la macchina che lo ha investito e lui era davanti. Quindi penso che se il figlio si è fatto male, diciamo che il padre è quello che ha subito di più. 2 anni più tardi. Ok, lui è vivo. Sta ancora qua con il rimorso. Posso muovermi? No. E piove sempre. Pioveva al centro commerciale, piove dopo 2 anni. Proprio Heavy Rain letteralmente, nel vero senso della parola. E suo figlio c'è pure. E fino a qua ci siamo. Ciao, papà. No, non era lui, questo è Sean. Madre, ragazzi, assomiglia. Ok, ragazzi, prima di continuare io direi che ci rivediamo alla terza puntata con Heavy Rain. Mi raccomando, se vi piace, se siete arrivati fino alla fine ovviamente. So che poche persone ci arrivano, o anche nessuno. Comunque, lasciate un mi piace, un commento e attivate la campanella per non perdere nessun altro video. Ciao a tutti, volpini e volpini. Bene.